È scattata l'ora solare, buongiorno, bentrovati signore e signori. Faccio un po' la coda del pavone oggi e poi vi spiegherò il perché, perché la presentazione è la seguente. Lui se l'è cavata, ma se l'è cavata proprio bene, per talento e per studio. Se l'è cavata ieri e se l'è cavata benissimo oggi. Adriano Pantaleo! Ma milioni di baci grazie a questo mille. Signor professionista che, ma lo dirò poi, ho conosciuto, l'abbiamo conosciuto tutti quando era piccolo. Sì. Tu hai iniziato, mi fa un'impressione vederlo, prima di tutto perché sei identico. È vero, hai messo un po' di barbetta. Un po' di barbetta, sì. Ok, e niente più. No. No, non è vero, è anche papà, ma vi racconteremo un sacco di cose. Tu per nostra fortuna hai iniziato a fare l'attore quando? Io ho iniziato nel 1991, e avevo 8 anni e fui scelto per questo meraviglioso film che poi è stato, io speriamo che me la cavo, della regista Lina Wertmüller. Un po' tanto per caso. Di cappello a Lina Wertmüller, genio assoluto. Assoluto, genio assoluto. Con Paolo Villaggio, tanto di cappello, sì. Genio assoluto. Insomma, un bel battesimo. Un bel battesimo, sì, un bel battesimo. Sì. E fu naturale sceglierti, sì. Guarda, in realtà ci sono stati dei provini lunghissimi. Quanto è bello, mamma mia, da mangiarlo di baci, da divorarti di baci. I provini furono lunghissimi. Appunto, Lina Wertmüller vide oltre 4.000 bambini. E per sceglierne solo 13, quindi insomma puoi immaginare quanto lavoro è stato fatto. E poi scelse un gruppo di circa 15-16 bambini ai quali con i quali ha lavorato oltre 3 mesi con un coach di recitazione tutti i pomeriggi. Lei veniva il fine settimana e noi conoscevamo le parti di tutti a memoria e lei ci scambiava i ruoli che poi ha segnato soltanto gli ultimi giorni, quindi una vera e propria scuola di recitazione sin dalla prima, insomma era un'altra idea proprio di cinema, di come si faceva questo mestiere. Con Adriano Pantaleo che ha poi, abbiamo tantissime cose da dire, ha poi proseguito, tu hai cresciuto il tuo talento, l'hai fatto diventare grande. Sì, l'ho alimentato, ecco. L'hai alimentato, l'hai nutrito, fino a realizzare sua l'idea con Giuseppe Marco Albano, che ne firma anche la regia, Noi ce la siamo cavata. Che è un documentario, quanti anni dopo? 30 anni, al trentennale. 30 anni dopo, per il quale ti dobbiamo dire grazie per tanti motivi, no? Sì. Perché contiene tante cose questo documentario. Sì, per me ovviamente non è un film come tutti gli altri, non è un film, per me è un pezzo di vita, è un pezzo di cuore. Sì, l'ho chiamato documentario, è un film. No, nel senso è assolutamente... È un documento. Esattamente, ecco. Però ovviamente per me racconta quell'esperienza incredibile che mi ha cambiato la vita, perché se io oggi sono qui in questo studio, se sono un attore, ma anche se sono proprio l'uomo che sono, se ho incontrato mia moglie, perché poi ad un certo punto ho deciso di fare l'attore e quindi mi sono trasferito a Roma dove ho studiato e ho incontrato mia moglie con cui ho fatto insomma mia figlia Margherita, mio figlio Giovanni, quindi per me quell'esperienza è proprio il bivio della mia vita e quindi ho raccontato quell'esperienza attraverso i ricordi miei e di tutti gli ex bambini della terza B di Corzano e non solo. Allora, Vincenzino, hai capito? Esatto. Vincenzino, che meraviglia. Allora, una scena con il maestro interpretato da Paolo Villaggio, adesso ci racconterà anche cose di Paolo Villaggio, c'è il nostro Adriano Pantaleo con Pierfrancesco Borruto. Sì. Dico bene? Va un silenzio, va in onda tutto questo, vediamo. Era il ragazzo del barbiere, mentre sto là c'è sta... C'era Mario Porfito in quella scena. Villaggio Mario Porfito. Mario Porfito, il sindaco, il barbiere, Stefano Amatucci. Vieni con me. Ma perché? Non ci ho fatto niente. Oh, ma chi siete? Ma come vi permettete? E quello il ragazzo mi stava insaponando. Dove ve lo portate? Mai sentito parlare di scuola dell'obbligo, né di sfruttamento del lavoro minorile, eh? State attenti che se state fermati io vado direttamente dal sindaco. Oh. E me non sto facendo niente a bar, io tengo la mia frase topica per cui tutti mi riconoscono, no? E mo te la chiarisci, la tengo qua a 30 anni sta cosa. Alla fine mi hai doppiato tu. Sì, ma io lo so, la tua frase topica, ma chi lei è suo sindaco? È la tua voce. È la mia voce. Cioè ti odio per questa cosa. Ma chi lei è suo sindaco?
i traumi di quando siamo piccoli. E Francesco, insomma, che è una persona splendida, è cresciuto pensando, cioè tutti ieri dicevano: ma tu sei quello che dice ma chi lei su Sindaco, che in realtà quella battuta l'ho doppiata io per un puro caso, perché eravamo a fare doppiaggio, tutti venivamo da Napoli, per Francesco pensavano avesse concluso, insomma, il suo turno, e quindi l'avevano mandato via. Ciao. Lina si rese conto che quella battuta non era registrata bene in presa diretta e quindi disse: ragazzi, la dobbiamo doppiare, la voce più simile, Adriano, falla tu. E quindi io ho doppiato quella battuta, meraviglia. E quindi Pier Francesco è rimasto con la sua frase topica doppiata da me. Però doppiata da Adriano Fantaleo, vuoi mettere? Allora, questi ragazzi, Lina Wertmüller, ne parliamo tra un attimo di Lina Wertmüller, perché... questo documentario film documentario, questo documento è un regalo nel regalo, poi lo spieghiamo ancora di più. Lavorare con questo signore, lavorare con Paolo Villaggio, che lavorò con una passione speciale, che diventò quel maestro a tutti gli effetti, ecco, che cosa ti ha lasciato, che cosa ricordi del lavoro con lui? Guarda, allora, io ovviamente noi eravamo bambini e siamo arrivati sul set pensando di incontrare Fantozzi. Tutti cercavamo Fantozzi, in realtà abbiamo trovato Paolo Villaggio, che oltre a essere, insomma, una persona splendida con noi bambini, era un grandissimo professionista, con un rigore e una professionalità nel lavoro, che poi in quel film lui era particolarmente anche, insomma, concentrato, teso, perché era un film diverso anche per lui. E certo. Io questo è quello che mi sono portato negli anni. Cioè, io oggi credo, insomma, se posso farmi un complimento, insomma, è quello che... Prego. No, credo, insomma, di avere una qualità, che è quella di metterci grandissimo rigore, professionalità e anche sacralità nel lavoro che faccio. E questo me l'ha insegnato soprattutto quel film. Lina Wertmüller, Paolo Villaggio, sono state per me degli esempi che talmente forti, talmente potenti, che poi da lì in poi... ho pensato che questo mestiere si potesse fare soltanto in questo modo, e ancora oggi se lo faccio in quel modo è perché ho fatto quel bravo, film. Bravo, no, ma è vero, bravo. Ma è vero che ad un certo punto lui si trasformasse in Fantozzi, cioè un po' avete giocato, no? Sì, diciamo che lui l'ha utilizzata come sistema per tenerci buoni, nel senso che quando proprio noi eravamo 13 scunnizi di quelli proprio tremendi, tanti. Una tribù. Esatto, dopo tante ore di set, poi erano anni diversi in cui, insomma, sul set un bambino poteva lavorare molte ore di più rispetto ad oggi, quindi dopo tante ore di set ovviamente era difficile gestirci, e lui ci teneva buoni con la promessa che poi ci avrebbe fatto un po' di Fantozzi, e alla fine giornata, se noi eravamo buoni, lui ce lo concedeva, ma soltanto così, a piccole dosi, in modo da tenerci buoni. Questo è Adriano Pantaleo, signori, che noi ci teniamo stretto, caro, nello studio dell'Ora Solare. Torniamo tra un attimo. Bravo Adriano, bravo. Oggi splende il sole, allora solare più che mai, Adriano Pantaleo. Grazie. La felicità di averti qui con noi, guarda. Piacere mio e felicità mia. Grande e grossa. Allora, io speriamo che me la cavo. Lina Wertmüller, la prima donna nella storia candidata agli Oscar. Il film è Pasqualino Sette Bellezze. Chi non l'ha visto, non è vero, l'abbiamo visto tutto. Andiamolo a rivedere questo film. Poi Oscar alla carriera nel 2020, questa donna... geniale, a lei dobbiamo il Gian Burrasca televisivo, tanto per spiegarci. E con te è stato amore a prima vista, con Lina, vi siete voluti bene per tutta la vita. Sì. E tu ci hai fatto un grande regalo in questo Noi ce la siamo cavata. Sì, un grande regalo, insomma, me lo sono fatto io e inevitabilmente tutti quanti, insomma, quelli che vedranno il film, perché abbiamo l'ultimo documento di Lina, insomma, sì, poco prima della scomparsa, insomma, l'abbiamo incontrata per chiudere il cerchio, no? Avevamo incontrato tutti i bambini, gli ex bambini, avevamo incontrato quelli che all'epoca erano già degli attori, insomma, affermati, come Isa Danieli, Gigio Morra, Paolo Bonacelli, il produttore Ciro Ippolito, però mancava lei, mancava l'artefice di tutto questo. E quindi nonostante, insomma, la pandemia, nonostante, insomma, c'erano delle complicazioni oggettive, io, insomma, ho sempre mantenuto un bellissimo rapporto con Lina, quindi la chiamai ed è stata anche la prima persona che ho chiamato all'inizio, quando pensai di fare questo documentario, per chiederle quasi l'autorizzazione, non che lei avesse, carino, insomma, un potere, Adriano, su questo, però certo. Per me era inevitabile chiederlo, certo. E lei fu
felicissima, disse: guarda, è un'idea bellissima, vai, ti appoggerò lì dove posso. E quindi poi la chiamai e le dissi: Lina, guarda, io vorrei incontrarti per insomma chiudere con te, non un'intervista da fare, ci mancherebbe, ma giusto per averti all'interno un di incontro, questo un incontro. E quindi il documentario in realtà si chiude con questo incontro, con questa chiacchierata con lei, che per me è veramente ogni volta che rivedo il documentario è emozionante. Mi vengono, anche perché Lina per me è stata un po' una persona di famiglia, un punto di riferimento. Pensa che io, quando ho scoperto di aspettare la mia prima bambina Margherita, una delle persone a cui sono andato a comunicare era stata lei. Lei mi disse una cosa bellissima, mi disse: guarda, è molto bella questa cosa e vedrai che da oggi anche il modo in cui tu percepisci, immagini e vedi il tuo lavoro cambierà. Io lì per lì, insomma, ero anche abbastanza giovane, avevo 29 anni, non capì bene cosa volesse dirmi. Poi, insomma, l'ho capito perfettamente. Ha fatto una buona riuscita, Vincenzino. Asse ha fatto una buona riuscita. 51 secondi della signora Lina Wertmüller con Adriano Pantaleo. I bambini sono favolosi, sono degli dèi, i bambini, caro mio. Sono degli dèi. Non si riesce a sottrarsi dalla magia del loro grande incanto. Sono fortissimi e fragilissimi insieme, sono furbi e ingenui, sono intelligenti e sciocchi, sono tristi e allegri, sono tutto il contrario di tutto. Non diceva mai ok, troppo bello, no, brava, mai. Ti guardavo, ok, andare. Veniva solo con quella mano puntata e tu non sapevi che poteva succedere. No, quando faceva stop, quindi, e si rivolgeva verso noi, speravi sempre con gli occhi, ci stavano quei 2-3 secondi, ci sparamma che non stava nel nami. Sparamma che non stava. Quando lei veniva, poi girava e faceva: mamma mia, ed eri felice anche che il fatto che se la stava prendendo con un altro, perché quel momento non eri tu, capito? Non eri tu la vittima, lei diceva: ma lei sta stavigliando con Gino, ma ho preso la stavigliando con Carmen. Bravo Adriano, bravo, 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 grande idea. Questo trentennale, no? Ovviamente, un trentennale di un film che si vede, si rivede e si rivede sempre volentieri. Margherita, 11 anni, Giovanni, 4, Monica, tua moglie. Manuela, chiedo scusa. Ma figura. Vabbè, un po' di rimbambimento. Manuela, dunque, diventare papà. Sì. Bipapà. Ma diventare papà anche di una, non togliamo nulla a Giovanni, sia chiaro, di una ragazza, di una signorina, che insomma il tuo talento proprio l'ha ereditato in pieno, com'è? No, diciamo che diventare papà è qualcosa che mi ha cambiato proprio la vita, ecco. Ma è vero che uno pensa, ma ho avuto una vita prima? Impossibile, cioè no, quella vita inizia. No, ma soprattutto quella di prima era vita, aveva un senso, no? È quella, guarda, è cosa siete, che meraviglia! No, è quello, insomma, un po' anche quella cosa che mi disse Lina, no? Credo che avesse molto a che fare con questa, con la percezione di tutto quello che c'è attorno rispetto a poi a quella cosa che ti cambia. Margherita è una bimba che io adoro, ovviamente mia figlia amo, ma è una bimba speciale perché, appunto, come hai detto, ha ereditato un po' quella se mi consentite, insomma, un termine napoletano, che è un po' quella cazzimma napoletana che io avevo da bambino, no? Non è traducibile, ma è la cazzimma. Ma è un termine, insomma, assoluto. Perfetto. E quindi lo lasciamo così. E quindi, insomma, lei è il mio DNA, ecco, il mio DNA. Cosa succede quando una figlia vede il film che ha reso grande il papà, ma il papà era più piccolo di lei? Insomma, Margherita che parla di io speriamo che me la cavo, se no mi incarto come un uovo nella carta, vediamo. Margherita, tu dimmi una cosa, ma tu lo sai qual è il primo film che ha fatto il tuo papà? Dove vai? Lo sai o no? Vieni, portalo qua, fammi vedere. E come si chiama questo film? Ingoia? Io speriamo che me la cavo. E tu l'hai visto questo film? 2100 volte. Come mai l'hai visto tutte queste volte? Perché mi andava. L'attore che faceva il maestro di qua, come si chiamava? Non lo sai? Aspetta, io lo so, poi è povero. L'hai dimenticato? Non mi so. Paolo? Paolo Villaggio. Paolo Villaggio. E si è vista anche Manuela per un attimo. Ecco Manuela. Si vede.
ha già recitato, ha recitato per caso Margherita, ma ha già fatto un film. Sì, ha fatto un film con un grandissimo maestro del cinema che è Mohsen Makhmalbaf, insomma, veramente un regista iraniano, premio Palma d'Oro a Cannes, insomma, veramente, ed è capitato, perciò dico, insomma, un po' come è successo a me un quando ero, che te. Mio padre lesse per caso questo annuncio sul giornale e mi portarono a fare questo provino. Lei l'hanno vista alcuni produttori perché mi seguiva per, insomma, a un festival, sapevano che Mohsen cercava appunto una bambina di quella tipologia e gliel'hanno indicata al regista e lui è impazzito totalmente per lei, tant'è che gli ha cambiato il titolo al film, che oggi si chiama Marghe and Her Mother, quindi insomma è distribuito in tutto il mondo, presto insomma anche in Italia, quindi è successo mio malgrado, ecco, insomma. È successo mio malgrado, ma gli brillano gli occhi, i genitori, abbiamo una foto dei genitori di Adriano Pantaleo, i tuoi genitori tu eccoli. Ma sei sempre tu. Sì, sì. Ma è una meraviglia. Sì. È un trionfo di latte quello. Sì. Un trionfo meraviglioso. E a questi genitori splendidi tu devi tantissimo, perché loro sono stati il tuo costante equilibrio e sono stati il tuo stimolo a proseguire e continuare laddove tu avessi voluto, ma ti hanno equilibrato la vita, sempre, sì, no? Sì, devo dire non che... Non mio figlio è una star. No, assolutamente, anzi, proprio l'opposto. Lì dove qualcuno, insomma, provava a farmi essere o sentire una star, loro continuamente mi riportavano a terra con i piedi per terra. Devo dire che la popolarità che mi diede, prima quel film e soprattutto poi la serie televisiva successiva, no? Che è stato Amico Mio con Massimo D'Apporto, in cui interpretavo il ruolo di Spillo, questo bambino che è entrato in tutte le case degli italiani. E si è fatto adorare. E è stata difficile. Oggi che sono genitore capisco quanto loro siano stati in gamba nel gestire tutto quello che mi stava accadendo come qualcosa che di lì a poco sarebbe finito. Ecco, questa è stata un po' la chiave vincente della loro gestione. Nonostante tutte le cose che tu abbia fatto, cioè hai rotto papà, casa, famiglia. Cioè tu hai lavorato tantissimo, però loro ogni volta ti dicevano guarda, però poi questa cosa avrà una sua conclusione. Sì, sì, dicevano guarda, continua, fai degli studi, insomma, per poi fare un lavoro, insomma, tant'è vero che io non ho fatto, insomma, ho fatto ragioneria e indirizzo informatico proprio per avere poi una possibilità di iniziare un lavoro diverso. Poi a 18 anni mi hanno finito gli studi e mi hanno detto che cosa vuoi fare? E io non avevo ricordi precedenti della mia vita senza che facessi l'attore. Perché sì, prima di 7 anni hai pochissimi ricordi, poi dei ricordi così forti come appunto quello di Osprey Managava, e quindi ho detto ma io non posso immaginare la mia vita futura senza questa cosa che ho sempre fatto, e quindi loro mi hanno detto allora da oggi inizi a studiare affinché tu possa fare questa cosa bene, e quindi poi mi sono iscritto alla Sapienza a Roma, mi sono laureato in Scienze Umanistiche e Indirizzo Spettacolo, ho iniziato a continuare a fare insomma corsi di teatro, recitazione, edizione, insomma, e quindi poi la mia carriera è continuata. E poi è arrivato al teatro di Edoardo De Filippo, e non solo, prima però, una fotografia la chiedo, non immagino neanche, non l'ho voluta neanche vedere, no. Non certo per lui, quanto per me. Correva l'anno 93-94 e c'era il grande gioco dell'oca, intanto un abbraccio a Jocelyn, grande così, un abbraccio ad Alessia Marcuzzi. Un pensiero caro a Gigi Sabani, ma questo topolino era con noi in studio e abbiamo lavorato insieme. Sì, abbiamo lavorato insieme. E tu eri un bambino adorabile, cioè arrivavi... Grazie. Arrivavi, lavoravi in diretta, ti facevi volere bene da tutti, eri un tesoro. Sì, questa la ricordo come una grandissima esperienza perché è stata la mia prima diretta televisiva, quindi ovviamente... E che era una direttona. Una direttona, un programma tra l'altro... 2 ore e qualcosa. Sì, un programma complicatissimo, complicatissimo, con delle prove, le cose, noi tutti co-conduttori nello spazio, in questo studio gigante, corpo di ballo, quindi... Ricordo veramente come... E poi un bambino di 9 anni che si ritrova all'interno del gioco dell'oca, mentre tutti gli altri bambini lo giocano quello da... Cioè, quindi è proprio una roba... Comunque, risottolineo ancora una volta, il lavoro con questo giovanissimissimo conduttore fu perfetto. E queste non sono cose che sempre capitano. Non è un dato di fatto quotidiano. Io ti ricordo con un amore infinito, tant'è che io lo vedo sempre piccolo, quindi non lo prendo in braccio per evidenti motivi, Emanuela, tu capisci? Allora, questo bambino diventato adulto, che cosa ha fatto? Ha fondato ed è direttore artistico del Teatro Nest. Il Teatro Nest, per il quale tu ti dividi tra Roma, dove vivi, e la tua Napoli, certo. Dove questo teatro c'è, esiste. A sede. Adesso andiamo a visitarlo anche noi tutti insieme, ma che cos'è il Teatro Nest? Il Teatro Nest mi piace insomma definirlo come un avamposto culturale che si trova nella periferia est di Napoli,
in cui io insieme insomma ad una serie di artisti che mi piace citare, sono Francesco Di Leva, Giuseppe Gaudino, Giuseppe Miale Di Mauro, Andrea Vellotti e tanti altri, abbiamo deciso appunto di creare un piccolo nido dove tanti giovani di quel quartiere, non solo di quel quartiere ma di tutta Napoli, possano venire insomma a trovare quella bellezza che noi crediamo possa salvare tutti la vita, insomma. Ne abbiamo un bisogno. Adriano, la nostra Marta Manzo è andata al Teatro Nest, poi diventa il sindaco di Rione Sanità sabato, domenica e lunedì, Natale in casa Cupiello. Poi vi parliamo di tutta quest'altra parte della vita di Adriano Pantaleo, intanto fondatore e direttore artistico di questo teatro. Guardate. La forza è disciplina, la forza è comunità. San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, c'erano prima tantissime fabbriche, oggi sono rimaste soltanto le case popolari, non ci sono più le fabbriche, ma c'è un teatro che è il Nest. Dal 2015 il Nest fa stagione teatrale, c'è un collettivo artistico che è composto da Adriano Pantaleo, Francesco Di Leva, Giuseppe Miale Di Mauro, Giuseppe Gaudino che sono io e Andrea Vellotti. Questo spazio nasce dall'incontro che noi abbiamo avuto con uno spettacolo che era Gomorra. E finita la tournée di Gomorra, abbiamo sentito la necessità di continuare questo percorso che era nato insieme. Si sono avvicendati su questo palco spettacoli importanti come quello di Mario Martone, di Emma Dante, di Tony Servillo, ma anche di compagnie giovani. E noi stessi abbiamo pensato di metter su una compagnia formata da tutti giovani del quartiere, ma anche di quartieri vicini, e si chiama New Teatro. Noi pensiamo che sia fondamentale offrire a questi ragazzi dei laboratori, che sono laboratori con attori ma anche con maestranze di questo mondo, totalmente gratuiti. Sono arrivata al Nest 4 anni fa. Ho iniziato a fare dei laboratori e poi degli spettacoli con i ragazzi della mia età. Sono arrivata addirittura a fare uno spettacolo quest'anno con Adriano Pantaleo e quindi con la Compagnia dei Grandi. I laboratori gratuiti sono una possibilità incredibile che ci offre il Nest, ci arricchisce professionalmente e ci fa anche lavorare di conseguenza, perché molto spesso appunto noi creiamo degli spettacoli sulla base anche dei laboratori fatti qui, ed è fondamentale perché noi non abbiamo questa possibilità economica, molto spesso alcuni di noi non lavorano, quindi è un'occasione speciale. Io vengo da un quartiere di Miano, è un quartiere difficile. Anche io ho rischiato, all'età di 17-18 anni, ho rischiato di trovarmi in situazioni un po' losche, ecco. Proprio per questo, perché non c'erano le possibilità. Poi sono cresciuto e quando ho scoperto il Nest ho saputo che tutte queste realtà erano accessibili e soprattutto a titolo gratuito ho detto, cioè, ci devo andare, devo frequentarlo. Diciamo che a un certo punto è nato un senso di appartenenza rispetto a questo posto e alle persone che l'hanno costruito. Nel momento in cui sono entrato in contatto con loro si è creato un legame che mi ha portato e che continua a farmi passare quasi tutto il mio tempo libero qui. All'inizio, quando siamo entrati in questo posto, la gente del quartiere non capiva ancora precisamente che cosa stesse accadendo qui dentro. Infatti la prima cosa che abbiamo fatto è stato aprire le porte, far entrare i ragazzi e far vedere che cos'erano le prove di uno spettacolo o uno spettacolo che stava per andare in scena, le luci che si spegnevano, la magia del buio, del teatro. E noi continueremo a farlo. Non dice la mamma mentre sono onesta. Non ci stanno facendo la resta, vestiamo tempo che ho qua, mi innamorato, arrasso su, che ti quando malato. Bravo. Questo è, signori, la fotografia che ora chiedo al nostro regista Alessandro Tresa. Grazie Alessandro. È quella di Edoardo De Filippo. Per cui adesso a questo punto dovremmo tutti alzarci in piedi, invece per motivi di inquadratura rimaniamo seduti. Approcciare. Sei cresciuto a Pane De Filippo. Per fortuna, se i nostri genitori l'hanno fatto e ci hanno fatto vedere queste opere, siamo tutti cresciuti a Pane De Filippo, ma tu l'hai assorbito in modo tale a un certo punto da incontrare esattamente il suo teatro. Sì, in realtà, insomma... Anche al cinema. Sì, in realtà io col trentennale, insomma, del, di Lina Vert, del, io spero che me la cavo,
ho capito, mi sono reso conto che sono anche 30 anni di carriera, inevitabilmente, che mi fa stranissimo dirlo, però è così. E in questi, in realtà in questi 30 anni non mi era successo di lavorare con, su Edoardo, ovviamente con Edoardo no, ma su, su, sui suoi testi, sulle, su, sulla sua materia, fino a, a pochi anni fa. Dopodiché con Mario Martone e la compagnia Nest decidiamo di mettere su il sindaco di Rione Sanità in un adattamento molto particolare. Stupendo. Riportando insomma ai giorni nostri quella materia, quel testo che è un classico e che quindi funziona sempre secondo me in tutto il mondo e in tutti i... E da lì poi Natale in Casa Cupiello, sabato e domenica e lunedì. Quanto corre, dottor Pantaleo, un momento, il sindaco di Rione Sanità. Guardate, apprezzate, commuovetevi, è lui, è quel bambino, è Vincenzino, guardate cosa è diventato. Ma noi siamo tutti quanti amici e vi ho capito, non vi dovete preoccupare. Questa casa? È una casa, non la vedete? Ma guardate se apparecchiando una tavola e più tardi verranno altri amici e ci sarà una cena. Sant'Ani, vi è da sta tranquilla. Ma quella codina? Io sono un uomo... Non sono un bambino che si prende, si preleva, si porta dove si vuole. Ma c'è una giustizia a questo mondo o no? O veramente un libero cittadino deve sottostare agli abusi di gente prepotente, di fuorilegge, che ti fanno passare nuovi? Io sono un uomo onesto, un lavoratore, lasciatemi andare. Ma con la madonna non si fa cantando? Scema che aspetta buona sa. Chilla è tutta infamina, guardiamo sta cucchella là, oppa, tu torna tutto lì. Bravo Adriano, bravo Adriano, che film, che valore. Ilaria Feule, che è apparsa improvvisamente, grazie di essere con noi. Grazie. Critico cinematografico, scrive su Film TV, settimanale specializzato di cinema. Esatto. Allora, il sindaco di Rione Sanità, che film? Che film. È stato film. Uno dei film più amati, anche più acclamati, alla Mostra di Venezia nel 2019. Adesso occuperemo la puntata a dire tutto quello che ha vinto, ma possiamo dire intanto certo. Che ha vinto il premio Pasinetti, nonché il Pasinetti speciale per gli attori, per Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo. Ma mi piace ricordare che ha vinto il Leoncino d'Oro, che è il premio assegnato dai giovani. E secondo me è una cosa molto importante perché, come ricordava Adriano, l'operazione che ha fatto Martone con questo film è molto coraggiosa perché ha trapiantato un testo di Edoardo De Filippo del 1960, quindi un testo che ha più di 60 anni, al giorno d'oggi. Quindi contaminando quel testo, facendolo arrivare dritto dritto al giorno d'oggi. Esatto, ed è capace di parlare davvero a tanti pubblici diversi. Questa ragazza... che è una ragazza, questa signora professionista, membro del comitato di selezione della settimana della critica del Festival del Cinema di Venezia, sezione opere prime, dedicata agli esordienti, tra le altre cose. Quindi guarda, oggi brillo, lo avevo detto che avrei fatto la ruota del pavone. Natale in Casa Cupiello, con un immenso Sergio Castellitto, regia di Edoardo De Angelis, e tu sei... Luca Cupiello. Sì, Tommasino. Tommasino, scusami, Tommasino, Luca De Filippo, sì. Arronziamo tutti i nomi. Ti piace o presepe? No, certo. Ecco, assumersi quella responsabilità, oltre all'opera immensa... Sì, no, è stato veramente un grande onore, un grande onere, perché per un giovane attore napoletano... pensare di fare quel ruolo è un po' come pensare di fare Romeo, Amleto, sì. Cioè tu cresci con l'idea, il desiderio di poter interpretare quel ruolo. E quando mi hanno detto insomma che l'avrei fatto in un'operazione così grossa, potente, a fianco di Sergio Castellitto, Marina Confalone, cioè due attori straordinari, diretto da Edoardo De Angelis, non mi sembrava vero. E soprattutto mi domandavo come pronuncerò quelle parole con cui... sono cresciuto, no? Penso a Luca De Filippo che l'ha interpretata, a Pietro De Vico. Certo. E quindi poi a un certo punto ho capito che la cosa che dovevo fare era abbandonare totalmente quelli che erano
i ricordi di quei grandi mostri sacri, perché quelli erano dentro di me, perché io sono cresciuto con quelle videocassette, con quelle interpretazioni, e quindi sapevo, appunto, mi sono tranquillizzato del fatto che fossero già nel mio sangue, nel mio DNA, e quindi ho provato a dare, insomma, una mia interpretazione a questo Tommasino, che, insomma, lo abbiamo immaginato insieme a Edoardo De Angelis un po' più come un folletto, in questo suo letto, con più capriccioso ancora, più capriccioso. A Napoli c'è una definizione molto bella per dei ragazzi di questo tipo, che sembra cattiva, ma in realtà è molto affettuosa. Si dice: è più scema che buona, cioè, nel senso, è quelle persone, quei ragazzi in cui sono già diventati adulti, ma in cui la fase di bambino, no? L'essere bambino è ancora molto presente rispetto poi all'età anagrafica. Super latte, no? Esatto, ovviamente. Tommasino, lavorare con Luca Cupiello, che invece era ovviamente Sergio Castellitto, punto. Sì. È come, insomma, guarda, io lo dico sempre, è un po' come, secondo me, insomma, io ho giocato anche a calcio da ragazzino, un po' come quando tu vai in allenamento e ci sono tanti ragazzi forti che giocano a calcio, però c'è quello proprio che la tocca in maniera diversa, cioè c'è Maradona o Messi, ecco, stare con Sergio sul set è un po' come stare con Messi e Maradona in campo. Cioè, siccome, insomma, la prima prova è andata splendidamente bene, prova Natale in casa Cupiello, sabato, domenica e lunedì. Sì. meraviglioso. Sì, è stato bellissimo poter rilavorare, insomma, subito dopo con parte dello stesso gruppo. Su un altro testo totalmente diverso rispetto, appunto, e completamente rielaborato tutto. Ci siamo divertiti, perché poi devo dire che l'incontro con Edoardo De Angelis è stato un incontro felicissimo, e di quelli, appunto, che auguro a chi fa il nostro lavoro, è nata una grandissima intesa. E quindi poco prima di iniziare il primo Chuck, Edoardo mi dice: guarda, ho pensato una cosa, questo personaggio potrebbe avere un accento particolare. E quindi ci siamo inventati questa cosa, che lui viene da Fragola, no? Con tutto quello che ne consegue, nel senso, dare una sfumatura così forte a pochi minuti prima del set ad un personaggio di Edoardo De Filippo mi sembrava quasi, insomma, un salto nel vuoto. E devo dire che poi è stata una scelta vincente. Mi sorrido, perché me la sono proprio goduta istante per istante. Questo è Adriano Pantaleo, che se l'è cavata e farà cose grandi. Grazie. Farà cose molto grandi, ancora più grandi di quello fatto sinora. Quindi proprio, Ilaria, siamo... Sì. Chi lo sa, magari un domani vinci la Coppa Volpi? Ma magari, guarda, io dico sempre, mi stanno chiedendo in questo periodo, insomma, che c'è il documentario nelle sale, dice: ma te la sei cavata? A me piace sempre dire: me la sto cavando, nel senso che credo che poi, soprattutto per chi fa il nostro lavoro, la vita, insomma, è un continuo rinnovarsi, sfidarsi, quindi, insomma, diciamo che mi piace dire: me la sto cavando, ma voglio cavarmela ancora per tanto tanto tempo. Signori, ci fermiamo solo per un attimo, Ilaria rimane qui con noi, Adriano Pantaleo va via, sono già passati tutti i minuti che avevamo a disposizione, che peccato, ma tornerà l'ora solare porta fortuna. Grazie Adriano Pantaleo, grazie di essere stato con noi. Ci fermiamo solo per un attimo, signori, vi siete mai gettati dal quinto piano recitando in un film, ovviamente non facendovi nulla perché siete degli stuntman? Non guardatemi, guardate tra poco chi arriva. Arriviamo tra un istante. Buff! È scattata l'ora solare. Non fate mai quello che state per vedere, perché certe cose può farle solo l'ospite che vi presento tra poco. Però guardate. Signore e signori, lo stuntman e non cascatore Massimo Vanni, ben arrivato, sempre con la nostra Ilaria Feole.
critico cinematografico per Film TV. Allora, Massimo Vanni, stuntman, attore, maestro d'armi, coordinatore di scene di grande azione. Allora, lei ha partecipato a più di 100 film, 50 anni di carriera, possiamo dirlo. Sì. Ha iniziato ragazzino, come si dice a Roma. 71, era l'anno 71. Insomma, proprio ragazzino. Ma come è iniziato questa carriera prodigiosa? Lei è uno tra gli stuntman più importanti e più famosi che esistano. Insieme ad altri miei colleghi. Per carità, però adesso c'è lei e quindi parliamo di lei. Come è iniziato questo lavoro? Beh, diciamo l'amore per lo sport è in prima battuta. Poi l'amore per il cinema è l'input di cercare di lavorare in questo mondo fantastico, me lo diede un grande attore che poi è diventato un grande amico, Giuliano Gemma. Caro. E io un saluto al grande Giuliano. Caro, un grande attore. Eravamo molti amici. Io da bambino, mio padre, avevo 14-15 anni, 12 anni, mi portò in una palestra, mi ricordo la palestra via Bari. E c'era questa palestra e sopra c'era il cinema. Allora io andavo a vedere su al cinema tutti i film di Giuliano, dai primi Arrivano i Titani, Ringo, cioè. Specialmente su Arrivano i Titani, Giuliano Gemma era favoloso come atleta, oltre che bellissimo, certo. Un grande atleta, e faceva delle cose d'azione molto belle. Allora io andavo prima a vedere il film e poi scendevo giù in palestra cercando di imitare quello che faceva Giuliano. E non è che ci riuscivo tanto. Quindi... E poi però ci è riuscito perfettamente, perché insomma... Cioè, quindi lei vedeva dal produttore al consumatore. Cioè, esatto, cercavo... Vedeva e cercava di replicare. Cercavo di replicare. E quindi è stata un po' la mia scuola, il mio maestro è stato Giuliano. Però poi dopo... Poi dopo, piano piano, ho avuto la fortuna di fare un primo film, sempre d'azione, del grande regista Enzo G. Cassellari, che era Ettore Lo Fusto, dove praticamente Enzo era un po' la guerra di Troia moderna, in chiave moderna e anche in chiave comica. E dovevano essere fatte due bande, no? Due bande che erano antagoniste. Bande rivali. Esatto, bande rivali. E io feci, diciamo, il provino per fare uno di questi personaggi. Mi ricordo si chiamava Nuvoletta, era un ragazzetto che saltava. Visto quello che voleva Ferrari era lei. Sì. Ecco. E quindi, e poi in quel film io ebbi l'onore e l'occasione di vedere grandi attori come, perché in quel film lì, Ettore Lo Fusto, c'era il grande Vittorio De Sica, Giancarlo Giannini, Vittorio Caprioli. Cioè, c'erano veramente... Mamma mia, restiamo seduti e non ci alziamo in piedi, anche perché a questo punto io vi faccio vedere una collottazione tra questo signore e il suo Giuliano Gemma, con un volo che è stato calcolato all'incirca di 20 metri. È andata a finire bene, perché lui è qui in studio con noi, sta ancora qui, però vi prego, guardate, questa è super professionalità e super bravura, però io mi copro gli occhi. Aiuto! Basta, la mettila su! No, io ti mollo. Hai ragione, che non ne voglia. E vuoi che parlo, bambino, sa niente! Brutto bastardo, io ti lascio andare giù. E va bene, parlo! Il mio compito c'era solo quello di consegnare la merce alla foresta che vuole. Consegnarla a chi? Alla foresta che vuole, e forestiera, e a Sena Hostess. E a Sena che mi dice cosa che c'è da prendere in magazzino. E per chi lavora? Non so niente. Il mio dice per telefono e a consegno sempre in posti diversi. E hai preso anche le miniature di Rosalba Carriere? Sì, vai a metterla su. No, no, io non ti tiro su finché non mi dici cosa c'era in quella cartella lasciata all'albergo. Sì, un disegno del canaletto. Ah, bravo, e chi l'ha presa, eh? Certamente non la foresta che vola, perché non è ancora arrivata a Venezia. No, non lo so, giuro che non so niente, e mettila su. Ah no, allora io ti mollo. No! Hai avuto paura, eh? Oh, mamma mia! Allora, La foresta che vola! Nella serie TV Caccia al ladro d'autore 1985, Ilaria Feole è boom, perché non è una
una cosa costruita a computer, è tutto vero? No, certo, perché una volta non c'era la possibilità di usare questi effetti. Infatti, come giustamente ricordavamo, è un mestiere, quello dello stuntman, che richiede del vero professionismo, e sono persone che sono a volte pagate per farsi male al posto degli attori, ma soprattutto spesso sono pagati per quasi non esistere, sono effetti speciali viventi, nel senso che devono farsi... Che bella farsi... questa cosa, effetti speciali viventi. Io trovo questa che sia non l'avevo mai sentito. Una bella definizione. Bellissima, bravo, insomma, voglio dire, è vero. E c'è una grande tradizione in Italia a questo proposito, che deriva dalla scuola circense, degli acrobati, e che poi, come ricordavamo prima, appunto partiva, ha avuto una grande florida uso nei peplum, nei poliziotteschi, ricordavamo Castellari, ma anche Corbucci. I peplum se erano quelli, Corbucci, peplum, sì. Quindi quelli dei forzuti. Dei vari Ercole, esatto. O Achille o chi per lui. Beh, i primi stuntman sono nati proprio dopo guerra con i film, i peplum, quindi servivano questi... Ripeto, questi ragazzotti atletici, e quindi... Allora, qui le chiedo però, poi arriviamo a... Abbiamo anche un libro, ma non svegliamo tutto subito. Massimo Vanni, come ci si lancia? Come ci si lanciava un tempo e come ci si lancia oggi? Ma ecco, ma lei come faceva a... Lei si preparava ovviamente, gran fisico, ma ci si faceva pure male? Beh... È chiaro che quando si fa una scena d'azione si deve prevedere un po' tutto, no? Cercando di limitare i rischi al massimo. Poi c'è sempre un piccolo punto interrogativo che magari all'ultimo momento non hai calcolato. Però, insomma, in linea di massima al 95% si cerca di controllare il pericolo. E certo, la tecnologia adesso ha fatto passi da gigante. Ma la paura del vuoto, mi scusi la domanda, la paura del vuoto, cioè... Beh, se hai la paura del vuoto non fai solo lavoro. Pure io. Brava, vivo! Ho no, va bene. Cioè, ma non che poi sai che cosa... Man, no, ma... può essere pure, perché non, che, non è che ha detto una cosa umani. Sbagliata. Però ognuno di noi, che fa il suo lavoro, è magari più bravo a fare una cosa, meno bravo a fare un'altra, perché uno cerca di chiudere il cerchio a 360 gradi e di fare un po' tutto. Però c'è uno che è più bravo con le moto, l'altro è più bravo con le mani. E lei in che cosa è bravo? Niente. No, scherzo. Allora! No, veramente. Sì, no, diciamo un po' tutto, specialmente la parte acrobatica a terra, ma insomma, quando capita un film devi saper fare tutto, deve essere un altro, montare un duello, fare un duello, andare con la moto, fare una caduta, insomma, chi fa il nostro lavoro lo sa fare. Ecco, il fuoco. Il fuoco, cioè, ed è questi effetti speciali viventi, come Ilaria Feole giustamente ha detto, sono parte importantissima nei film, no? Cioè, pensiamo ai film di Bud Spencer e Terence Hill. Hai voglia a volare, a fingere di aver preso il pugno e a buttarti per terra? Che sì. Poi la bravura non è tanto nel dargli i cazzotti, i pugni, e nel riceverli, per cui devi prendere un effetto giusto. Ne sa qualcosa tanti altri miei colleghi, specialmente tutte le scalzottate, Bud Spencer, cioè, qua volavano, eccetera. È chiaro che l'azione la fa più chi le prende a momenti che chi dà il pugno. E devono, Ilaria, sembrare a noi in sala devono sembrare assolutamente veri. Autentici, devono sembrare veri. E questa non è una cosa da poco. Infatti, sicuramente il cinema ha fatto passi avanti da gigante a livello tecnologico. Molte certo. Di queste cose ora si possono magari rimpiazzare con un green screen, con lo schermo verde, con gli effetti digitali. Ma credo che non sia un caso se, per esempio, un attore come Tom Cruise ci tiene ancora a fare i suoi stunt in prima persona e che si veda la sua faccia, perché il pubblico un po' la differenza la sente. Beh, secondo me. Lui è supportato da molta tecnologia, ma è un grande atleta, ha un grande cuore. È un grande cuore, è vero, hai tutto intorno, rischi al minimo, però c'è sempre. E c'è una mamma che evidentemente non si preoccupa troppo. Allora, noi abbiamo tantissime cose da farvi vedere. È stato controfigura di Dustin Hoffman nell'Uomo del Labirinto di Donato Carrisi. Sì, ho avuto questa grande fortuna e questo grande onore di controfigurare... tra l'altro non è anche una piccola cosa, però ha bisogno da controfigura per non rischiare, e quindi io ho conosciuto il grande Dustin Hoffman. E no, è anche Dustin Hoffman che ha conosciuto il grande Massimo Vanni, che lavora con
Martin Scorsese in Gangs of New York, una New York tutta ricostruita a Cinecittà. Vediamo. Arriviamo subito da Ilaria. Che cosa c'era dietro le quinte? No, lì quel piazzale dove c'era questa grande bagarre, questa grande scazzottata. Scazzottata, lì volavano i pancreas. Tutti. Martin Scorsese voleva, credo, almeno 200 stunt, ma 200 stunt non c'erano. Quindi davanti c'eravamo noi, diciamo, i professionisti, e dietro c'erano dei ragazzi, chiamiamo, diciamo, dei young, semi-stunt. Quindi, sai, nella foga poteva capitare che qualcuno prendesse un pugno o si facesse un po' male, niente, però erano già preparati, perché io vedevo c'erano delle autoambulanze dietro per prevenzione, ma no, nel senso, con dei, ma non è mai successo niente. Ma giustamente, cioè, per tutelare, niente di particolare, per tutelare, però, il vostro lavoro. Però, certo. Giustamente la produzione mette e anche dentisti. Ilaria Feole, è un grande film... Un colossal girato a Roma. Un vero e proprio colossal che, tra l'altro, Scorsese aveva nel cassetto da più di 30 anni, lo voleva fare inizialmente con Robert De Niro e Meryl Streep, insomma l'ha cullato, coltivato per decenni, finalmente è riuscito a farlo e l'ha fatto con il grande spirito del colossal vecchio stile, quindi ha fatto ricreare tutta la Manhattan dell'Ottocento dentro un teatro di posa di Cinecittà. E l'ha creata il grande maestro Dante Ferretti. Qui scusate, ma come dei gechi, non ce la siamo più neanche piedi. Ha ricreato quasi 2 chilometri di strade, di edifici di Manhattan. Affascinante proprio la scenografia. Un lavoro incredibile. Scenografia. Era New York, era la New York molto bella. Dell'Ottocento. Gli inseguimenti in auto e in moto... Vabbè, io lo dico, Gigi Proietti, io sono Babbo Natale, è l'ultimo film di Gigi Proietti e sì, Massimo grande Vanni... Grande Gigi Proietti, grande. Avete lavorato insieme. Sì, ho avuto veramente questo onore di stare un attimo, di aver partecipato in questo film, facevo un piccolo personaggio, però mi ha dato modo di conoscere, di stare un attimo... a fianco al grande Gigi Proietti. Era un gigante. Grandissimo. Era un gigante lui. E Massimo Vanni faceva uno dei quattro... della banda. Paradelinquenti. Sì, esatto. Sì, delinquenti sì. Buoni alla maniera, di Pascioconi. Pascioconi. Allora, The Mountain, un film girato con il telefonino, attenzione, nella regia di Mirko Alivernini. Vediamo, ne vediamo una piccola parte e poi rientriamo subito in studio. Grazie. Dai. Lei mi caccia via perché ha paura della verità. No, io la caccio perché nessuno crede al suo amico Montanaro e neanche lei dovrebbe mi creda. Chi è? Come si allena? Cioè, mi dia una ricetta della sua prestanza. Non allora, fuma. Io ho cominciato, diciamo, a fare, tra virgolette, una vita sana fin da bambino. No, non fumo, no,
forse ogni tanto un bicchiere di vino la sera, ma insomma, vabbè, sono attento, non fa male a nessuno. Attento, sì, sono molto attento, attento a mangiare senza essere proprio maniacale, insomma. Fa pesi? Poi faccio un po' di tutto, quindi vado a correre, vado un po' in palestra. Vorrei anche dire che spesso quando viene il circo, io sono molto amico del circo Togni, del circo, sì, americano, sono grandissimi amici miei, anche perché questa amicizia me la devo a Giuliano Gemma, che era un grande, certo, e quindi io andavo con lui, quindi io lo seguivo. Poi dicevo, all'inizio non conoscevo Giuliano, poi dopo sono diventato amico e è nata una bella amicizia. E io cercavo sempre di fare quello che faceva Giuliano, perché lo ritenevo un po' il mio faro. Beh, questo è come faro, è stata un'ottima sì, scelta. Non abbiamo parlato, ma lo facciamo vedere questo libro. Mi chiamavano Gargiulo. Sì. Massimo Vanni, attore stuntman, prefazione di Enzo G. Castellari. Questo è un'altra pagina della sua vita. Sì, 50 anni c'era, grazie ad un'idea di Andrea Girolami, figlio del grande Enzo Girolami Castellari. Sì. Una sua idea che abbiamo scritto, diciamo, durante la pandemia, e ci abbiamo messo un paio d'anni. Beh, ma questo alla fine è il Gargiulo che era accanto a Thomas Millian. Thomas è stata un'altra parentesi incredibile. Questo è. Non abbiamo raccontato di come Massimo Vanni mi abbia detto molto gentilmente: può parlare un po' a voce alta, perché con tutti gli spari sento un po' poco da un orecchio. Dopo tutte le cose che ha vissuto, sì, sento un po' poco da un orecchio. Perché a forza di, specialmente quando si fa una scena d'azione, i colleghi vicini sparano all'altezza d'uomo, specialmente quando si è un interno, rimbomba tutto. Quando spariamo tutti i giorni ne vengono fuori. Ma se sono diventata un po' sorda anche per i questo. I rischi del mestiere. Ilaria Feule, grazie di essere stata con noi. Grazie veramente. A prossima presenza qui in studio. Massimo Vanni, grazie. Grazie. Ora non ci salutiamo facendo una capitombolo soltanto perché oggi ho i tacchi. Questa è l'ora solare, grazie a tutti. Grazie di essere stato con noi, bravissima.